inizia il tiramisù. Prima di tutto sistemiamo sulla nostra piropilina uno strato di cacao con amaretti sbriciolati. Guardate anche l'oscillazione, il moto oscillatorio della mia mano. Non sono malato di Parkinson, ma bensì lo faccio di mia spontanea volontà. Guardate, 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 guardate come lo sto facendo, come lo sto facendo, come lo sto facendo. Non sto facendo niente, ma lo faccio molto bene. Per niente. Basta, basta, basta con questo cacao e amaretto. E adesso inzuppiamo i biscotti. Signore, adesso mi brucio il dito. Dove lo picchierai? Poco perché a me non piace. Ma vaffanculo. Vuoi la mano? No, questo regalo è un'operazione. Ustica. Mamma mia, altro che polistirene. Ma c'era la scuola di pensiero del Savoiardo o del Provisino? Esatto, lo di Savoiardo può andare a fare il culo. No, il vero tiramisù si fa col Savoiardo. Ha ragione anche Paolo, ma il vero tiramisù lo fanno gli handicappati. Si vede che molti sono handicappati. È infatti. Ovvero polistirene. Questi piatti sono in PS, polistirene. Ma perché si contraddistinguono per la trasparente in uno e l'altro invece bianco? Signor Moreto, lei cosa pensa di questo fatto che questo polistirene è trasparente e questo è bianco? Studiando un po' di scienza dei materiali, ho osservato che quando un polimero ha una struttura amorfa al suo interno tende ad essere trasparente. Probabilmente questo è un polistirene non amorfo, ma bensì cristallino? Non lo sappiamo, ma la domanda che ci viene in mente è: resistirà? Mi aiuti? Resisterà ad una temperatura di 75 gradi? Proviamo! Proviamo! E che Dio ce la mandi buona! Mi sale sul santino. Moreto, io Ho detto, guarda sotto, perde sotto. No, no, non parlo. Okay. Signori, il polistirene firme! Ho ottenuto la quasi crema del tiramisù, crema al mascarpone. C'è da aggiungere il bianco montato a nero. Prova gravità. Montato da Paolo Cucchi. Voi direte, in confronto a quello fatto finora, questo è il procedimento, come dire, più semplice da fare. E invece, come al solito, vi sbagliate. Perché sono quelle che voi ritenete delle inettiche, quindi sottovalutate, che vi fanno passare da un'ottima crema a una crema di merda. Perché vedete, quando voi mescolate, l'ha montato troppo Paolo, quando voi buttate il bianco dell'uovo dentro, montato a neve, dentro la vostra semicrema o crema quasi pronta, una persona, insomma, un po' inesperta, cosa farebbe? Mescolerebbe energicamente, ma ciò non si fa. Non si fa perché, vedete, in tal modo otterrete un effetto che non è voluto, ovvero il bianco dell'uovo smonta. E quindi bisogna mescolare con questo movimento rotatorio, vedete, non dal basso verso l'alto, continuando a portare nuova crema sul bianco. In questo modo la crema che si otterrà alla fine sarà ancora spumosa, chiaro? Mentre se mescolate energicamente otterrete una crema flaccida che un po' descrive il vostro stato d'animo. Una crema flaccida assimilabile allo scroto di un uomo di 60 anni che ha appena fatto 20 km di corsa sotto il sole cocente. Ebbene no, la nostra crema sarà ancora abbastanza soda come le palle di un bambino di 2 mesi. Chiaro, amici? Basta. Non sono immagini che ci commentano da sole. Spiegaci perché stai contando. Così dopo so quanti ne ho messi prima. Qualcosa di mitico. Non è tutto simmetrico. Non è tutto. Dalla porta. Vedo un fratasso. Tutti questi scatoloni sembrano quasi di essere un mercatino delle pulizie di arte. Io adesso ho messo 8 cucchiai, dopo ne metto in meno. Potrei anche io cazzo, me la fa ancora. Ma già Paolo è quella che 70 kg di tiramisù. Paolo. Ma
Vabbè, facciamo quattro strati e sto male. La mangio io, sì, non c'è problema. Oh, ma dopo lo recalo. Ma tu hai sì, pa- no, Paolo. Se gli dia una cazzolata la ragione. Lezione di vita. Probabilmente questo mascarpone avrà una percentuale di materia grassa dell'80%. Mascarpone che fa cagare sotto marca. 80% Paolo, significa che qua non ho idea, ma qua se mai mettermi su così devi correre per 4 giorni di fila. Questo è un po' il riassunto di questo. Inizia a correre. Inizia a correre Paolo, dai. Un po' come la gazzella e le nuove. Una mattina Paolo si sveglia. Una mattina. Sciacca dovrà correre.